Poker Top, Carol, carissime tutte, la vostra Morà nel nuovo look post matrimonio, sono io. E, come dicevo, grazie alla cugina di Rossella che ha partecipato ieri al matrimonio, a tutte voi che eravate nel mio cuore, nella mia mente e sulle mie labbra, e che possiamo sempre condividere solo e soltanto gioie, amen che ne so. Allora, 4 Tammuz, 23 giugno. Allora, il Rebbe ci insegna che ogni chassid, ogni studente che dedica il proprio cuore, la propria mente e la propria anima alla Torah, a proposito, e al rafforzamento della Torah, ha successo anche in una grande città, in tutto quello che riguarda la città in cui vive, in modo che addirittura trascende l'ordine naturale, e questo grazie a chi? Grazie al merito dei nostri patriarchi, che sono i padri del mondo, come sappiamo. Dunque, ogni persona, studente, chassid, e voi siete delle chassidot e delle studentesse VIP, bravissime, dunque, che veramente dedicate ogni mattina a Hashem un'ora. E che cerco di fare meno a volte quando riesco, ma non sempre, però ad Hashem, dunque dedicate il vostro cuore, la vostra mente, la vostra anima alla Torah di Hashem, vedrete tantissima Hatzlacha, tantissima Briut e Hatzlacha bechol ma'aseh edechem, amen che ni ratzon. Passiamo subito a Kumash, eccoci qua, oggi siamo alla sesta chiamata, fuori l'Eretz Israel, Parashat Korach. E siamo a pagina 637, ultima parte del capitolo 17, da 25 a 28 incluso, e poi riprendiamo il capitolo 18 fino a passo 20. Allora, vado un po' veloce, facciamo una parte dei rasci, sono, come vi ho detto prima, un attimino stordita. 24 ore senza sonno, solo 3 ore, allora va bene, però dunque. Tanto le gaffe le faccio ogni tanto, però oggi non sono giustificata veramente. Allora, Hashem parla a Moshe. Allora, ieri abbiamo visto, no, la storia con i bastoni, no? Il bastone di Aaron, quello che fiorisce, no? Con le mandorle, i fiori, eccetera. Segno che HaKadosh Baruch Hu ha scelto Aaron come sommo sacerdote, i suoi discendenti come sacerdoti, e che finalmente non si abbia più a ridire sul sacerdozio, almeno. E a quel punto, appunto, Hashem dice a Mosè di rimettere il bastone di Aaron davanti all'arca della testimonianza, dove sarà da conservare come segno per ricordare appunto questo accaduto, e per ricordare l'accaduto a chi, in particolare ai rivoltosi. In questo modo, appunto, cesserà la loro protesta contro di me, dice Hashem, e non moriranno. Mosè fece così, dunque prese il bastone di Aaron, lo mise davanti all'arca della testimonianza, esattamente come Hashem gli aveva ordinato. Tutti insieme, Vayomer Adonai Mosè, Hashevet Matte Aharon, Lifnei Dut, Le Mishmeret, Le Ot, Livne Meri, Utchalt Munotam Mealai, Velo Yavu. Vayas Mosè, Tasher Tzivadon Arto, Kenasa. René 27-28, poi c'è Rachel anche può leggere, ma ha detto ancora, credo, no? Ok, vai intanto, Ronè. Devo il muto, sì. 27. Allora. I figli di Israele parlavano rivolti a Mosè e dissero: ecco, da quanto dici noi deduciamo che siamo per morire, saremo distrutti. Tutti noi siamo perduti. Infatti, chiunque di noi si può avvicinare al concilio del santuario, ma basterà che involontariamente si avvicini di più al Mishkan dell'Eterno, ed ecco che morirà. Siamo dunque condannati a morire in questo modo? Allora, e un'altra lamentela, e mannaggia, a raffica proprio. Allora, cosa ha detto Mosè, Hashem a Mosè, di posizionare i bastoni di Aaron davanti all'Aaron Aidut per segno, ok, per ricordare?
Così cessa la protesta e non muoiono, perché chi non è Cohen e Levi, soprattutto Cohen, non può fare determinati lavori, diciamo, che concernono solo il Cohen. E se si avvicina troppo e se fa, allora muore. Allora questi dicono, allora da quello che dici, basta che uno involontariamente si avvicina, muore. Allora siamo tutti destinati, condannati a morte, insomma, mannaggia. Allora, Vayom Rubri Israele El Moshe Limor, Hen Gavan, Avannu Kulanu Avannu, Kola Karev Akarev Mishkan Adonai Amud, Ha Imtamnu Nivoa. Cioè, qui non finiamo di morire. Chissà perché sono morti fino adesso, piccola parentesi. Cioè, è vero che sono morti prima 14.700 e poi e qui e lì e dopo il Chet HaEgel, ma perché? Risultato dei loro peccati. Però ovviamente si addossa sempre agli altri la colpa. Anche un altro punto che vediamo molto forte qua. Vai Rachel, capitolo 18. Il nome di Aaron lo scriverai sul bastone di Levi, perché no, il no, no, no. Pagina 637, capitolo 18, passo 1. Scusami, ho sbagliato. Allora, Hashem... Non sono io, allora! No, perché sono... Hashem disse a Mosè di dire ad Aaron: tu, insieme ai tuoi figli e al tuo casato paterno, i Keatiti, dovrete proteggere il popolo di Israele e farvi carico dei peccati di chi si avvicina a toccare gli oggetti del santuario e vegliare su di essi. Tu, dunque, insieme... vedete che il compito di vegliare, dunque di proteggere che il popolo non sia appunto toccato da questa, da questo peccato, no, di avvicinarsi al Kodesh, è appunto responsabilità di Aaron. Dunque, nel preciso, dunque, casato di Kehat, ok? Dunque, infatti non si possono avvicinare, ma la responsabilità è vostra. Tu, insieme ai tuoi figli, in quanto Kohanim, dovrete farvi carico dei peccati che i Levi possano compiere partecipando al vostro sacerdozio. Perché appunto abbiamo detto, ognuno il suo compito. E guai se il Levi fa il compito del Kohen e viceversa, cioè ognuno ha il suo compito. Anche questo è un po' il concetto della ierarchia, no? Molto importante, che ognuno, a proposito di quello che dicevamo della Chuppah, nella vita, ognuno deve sapere il proprio posto. Ed è molto importante, vedete, lo vediamo anche oggi proprio a Shgacha Pratit, nella Torah, nel Chumash. Voi siete Kohanim, avete i vostri compiti, e non solo, casato del Kehat, tot compiti, casato di Merari, tot compiti, casato di Gershon, tot compiti, Levim e via dicendo. E nessuno può prendere il compito di nessuno. Nessuno è esente dal proprio dovere, dal proprio compito, da un lato, e nessuno può prevaricare e dunque fare quello che non è sensato fare. Vai. Fai avvicinare a te anche i tuoi fratelli Gershon e Merari della tribù di Levi, la tribù di tuo padre, ed essi si uniranno a te nel tener lontani gli estranei e collaboreranno con te nei tuoi compiti, così che solo tu e i tuoi figli con te possiate servire dinanzi alla tenda della testimonianza. Dunque vedete, prima parliamo di Kehat, perché Aaron Cohen e la sua discendenza fa parte del casato di Kehat. Ok? Però anche i Gershon e Merari, ok? Che sono invece appunto della tribù di Levi, che però sono sempre, a proposito di casato del padre, sono discendenti anche, diciamo sono fratelli, Gershon, Kehat, Merari e Yocheved erano tre fratelli e la sorella, no? E dunque anche loro si devono unire a voi per tenere lontani gli estranei. Ok? Adesso leggiamo fino a qua. Vayomer Adonai el Aaron, atta uvanef uventavi haitach tisu etavon amikdash veata uvanech haitach tisu etavon keunatch vegam etachecha matelevi shevet avicha hakrevitach veilavu alecha vishartucha veata uvanech haitach lifnei oel
העדות. ושמרו משמרתך ומשמרת כל האוהל, אך אל כלי הקודש ואל המזבח לא יקרבו ולא ימותו גם הם גם אתם. Adesso continuo ancora un po' finché secondo ne approfitto. Allora, sono aspetta a tre. I Levi osserveranno i compiti verso di te e tutti quelli nei confronti di tutto ciò che riguarda la tenda del convegno. Ma non si dovranno avvicinare agli oggetti consacrati o all'altare, in modo che né loro né voi dobbiate morire. Perché loro sono Levi, loro non so. I Merari, Gersone e Merari che abbiamo ricordato, sono anche loro dei Levi. Allora, vi devono aiutare nel compito di allontanare chi è estraneo al lavoro dei Quanim, dunque anche se stessi, perché anche se loro poi si avvicinano, essendo Levi, anche loro sono punibili di morte. Dunque, si uniranno a te, quattro. Essi si uniranno a te e si atterranno ai doveri verso la tenda del convegno, a qualsiasi servizio connesso alla tenda. Ma ti avverto che nessun estraneo al sacerdozio dovrà avvicinarsi a voi durante il servizio. Ok, dunque, sarete addetti. Sarete addetti alla custodia del santuario e alla custodia dell'altare, in modo che contro i figli di Israele non ci sia più motivo di divina collera, come avvenuto in Bamidbar. 17:11, che è la pagina prima, vedete? 635, dove gira la testa. Dove Moshe di Saron prende l'incensiere, eccetera, perché? Perché prendere l'incensiere, visto che l'angelo della morte, l'aveva rivelato appunto che l'incenso può fermare la piaga, e per fermare il flagello è già iniziato. Dunque, qui nel passo 11 abbiamo visto che il flagello era iniziato e ci sono stati appunto i 14.700 morti. Allora, di modo che non succeda di nuovo appunto che ci sia un altro flagello, vediamo di evitarlo. Allora, da 3 a 6. Allora, ושמרו משמרתך ומשמרת כל האוהל, אך אל כלי הקודש ולמזבח לא יקרבו ולא ימותו גם הם גם אתם, ונלוו עליך ושמרו את משמרת אוהל מועד לכל עבודת האוהל, וזר לא יקרב עליכם. ושמרתם את משמרת הקודש ואת משמרת המזבח, ולא יהיה עוד קצף על בני ישראל. E dice, ecco, io ho scelto, dice Hashem, i vostri fratelli, che sono i Leviim, da mezzo dei Bnei Israel, come donazione a voi sono messi a disposizione appunto per collaborare nel vostro servizio verso Hashem, per svolgere il lavoro nella tenda del convegno. Tu, Aaron e i tuoi figli con te assolverete ai vostri compiti sacerdotali, relativi a tutto ciò che è connesso con l'altare e quanto si trova all'interno della cortina, e presterete il relativo servizio. Io, Hashem, vi assegno il vostro sacerdozio come un servizio che per voi è un dono. L'estraneo che si avvicina a svolgere le funzioni del Cohen dovrà essere messo a morte. Un altro punto. Se una persona dà un dono, in questo caso è Hashem, ma anche l'ho dato a te, vuol dire che lo voglio dare a te. Non può venire qualcun altro e dire è mio. Se io, adesso, nel caso del Cohen, loro non possono darlo a nessuno, però... questo compito, vi ricordate che abbiamo visto anche che Hashem ha detto a Moshe avvicina te di Levi con parole, diciamo, di avvicinamento, così, nel senso di guardate quanto siete fortunati, che Hashem vi ha scelto, eccetera, eccetera. E devono essere coscienti che il fatto di essere scelti tra 12 tribù, proprio loro, solo loro, la tribù di Levi, per il servizio è un dono divino, e quando uno riceve un dono lo deve apprezzare. È appunto il termine stesso dono, cosa esprime è esplicito, no? Esprime la che è qualcosa di speciale, qualcosa che non tutti meritano, ma che tu hai avuto questa fortuna di avere questo grande dono, e dunque comportarsi de même. Allora, da 6 a, no, a 8, Panigine la carte per Hem, al di imitok in Israele, la Hem Matanna, Nitnim la Danai, la vodeta votato il Moed, ve atta, vanehe it hati, shmeruit unat Hem, le fond vara misper, un mi bet la parochet, va batema votat Matanna, e ten get unat Hem, azar a carvin. E l'ultima parte di oggi, che non è corta, però vediamo di
semplificare. Allora, arriviamo proprio ai doni adesso dei quali. Allora, Hashem tramite Mosè parlarono e gli dice: Ti ho affidato di buon grado la vigilanza della condizione di purità delle mie donazioni di Trumah, tutte le cose consacrate dei Israele, come simbolo di grandezza per te e per i tuoi figli, come statuto perenne. Leggiamo insieme: Vai da Ber Adonai Aaron, vani hin natati lechai di Mishmeret Trumotai, lechol kodshei bnei Israele, lechan netatim mimushcha uvanecha lechokolah. Dunque, delle offerte che le persone portano, una parte va appunto ai Coanime e ai Levi. Delle offerte che sono le più sacre, dunque dal momento che stanno poste sul fuoco, queste offerte ti spetteranno. Una parte di queste offerte, di questi sacrifici pubblici e di tutte le loro offerte di Mincha, di tutti i loro sacrifici Chattà, di Asham, anche di ciò che i debitori di un convertito deceduto senza eredi sono tenuti a restituirmi, anche questa parte è per voi. Dunque, queste offerte sono le più consacrate per te e per i tuoi figli. Dunque, le offerte più consacrate vanno a Aaron e ai figli. Okay? Adesso vediamo anche a proposito di ierarchia. Zeyye lecham mikodesh hakodashim mina esh kol korbanam lechol minchatam ukol chatatam ukol hashamam asher yashivu li kodesh kodashim lecha uvanecha. E vai avanti, René. Dunque, queste offerte sono le più... Ok, voi le consumerete, vai. No, queste 10. offerte sono le più sacre per te e per i tuoi figli. Voi le consumerete soltanto nel luogo più consacrato in cui potete entrare nel cortile del Mishkan. Ne potrà mangiare ogni sacerdote, maschio, e per te saranno cose consacrate. Dunque ci sono Queste delle condizioni, vediamo, sì. che sì, potete consumare queste offerte, questi sacrifici, ma solo in un luogo determinato, ok? Che è il luogo più consacrato, che sarebbe il cortile del Mishkan. E, no, e chi anche solo Cohen maschio, non Cohen donna, figlia di un Cohen o sposata con Cohen, e dunque queste sono le condizioni. 10. Bekodesh HaKodashim Tohalenu, Kol Zachar Yochal Oto, Kodesh Yelach. 11. Questo è ciò che spetta a te, la teruma prelevata come loro donazione da tutte le tenute dei figli di Israele. Io le ho assegnate a te, ai tuoi figli e ai tuoi figli, insieme a te, come statuto perenne. Chiunque in casa tua sia puro, anche tua moglie, le potrà mangiare. Di Dunque, tutte vediamo che, le ecco, parlando della Terumah nel preciso, che appunto è prelevata da tutte le Tnufot di Israel, questo sì, anche la moglie, cioè chiunque è puro, può sì consumarlo. Vezelecha Trumat Matanam, lechol Tnufot di Israel, lecha Netatim, uvanecha vedibnotecha, itcha, lecho kolam, col taor bevetecha, yochalot, dunque, moglie, figli, dal momento che sono puri, sì, li possono consumare quelle della Terumah, attenzione. Di Poi 12. tutto il migliore olio e di tutto il migliore mosto e grano, la loro parte prescelta che i figli di Israele donano all'Eterno e che costituisce la Terumah Gedolah, l'ho assegnata a te. Dunque abbiamo, vedete, prima abbiamo parlato di Terumah classica, normale. Questo pasuk si chiama Terumah Gedolah. Dunque, una Terumah grande letteralmente, questa è dunque le parti migliori, appunto, come abbiamo detto, dell'olio, del mosto, del grano, vanno a Aro. Dunque, col chelev Yitzhar, col chelev Tirosh, Vedagan, Reshitam, Asher Itnu, Adonai, Lecha Netatim. Poi ti Sì, spetteranno. no, le primizie di tutto quello che si trova nella loro terra, ciò che essi porteranno all'Eterno, ne potrà mangiare chiunque del tuo casato sia puro. Dunque, Bikurei Kol Asher Be'aretzam Asher Yavi Elohai Lecha Yehi Kol Taor Be'Vitcha Yochaleh. Dunque, anche le primizie, dunque abbiamo la Terumah, abbiamo le primizie, Ani Mishtamesh. Bishvili Zoom. Ok, Bikurei Kol Asher Be'aretzam Asher Yavi Elohai Lecha Yehi Kol Taor Be'Vitcha Yochaleh. E 14. A te spetterà ogni cosa che in Israele sia stata dichiarata Kerem al bando.
Kerem, andando col Kerem di Israel e Chayi. Ti spetterà con il primo nato, dunque sappiamo fino ad oggi, no, quando nasce il primo maschio, all'età di 30 giorni, c'è il Pidyon HaBen, dove lo si riscatta dal Kohen, perché normalmente, visto che tutto quello che è primizia, non solo dei frutti dell'albero ma anche, o della terra, ma anche frutto del grembo della mamma, che sarebbe il figlio, il primo, tutto il, le primizie devono andare a Shem. Allora si riscatta, allora in che senso Hashem? Allora dice lo riscatteranno da te, dunque ti spetterà. Ti spetterà ogni primo nato che apre il grembo di qualsiasi essere vivente che i figli di Israele presenteranno all'Eterno, sia di uomo che di animale. Dovrai però riscattare il primogenito dell'uomo e riscatterai il primogenito dell'animale impuro. Dunque abbiamo anche gli animali, che però ovviamente è diverso il riscatto. Col peter rechem, col basar, sherekrivo l'Adonai, ba'adam uva be'ma yelach, ach padotifte et bechor adam, et bechor abemat me'atifte. 16. Il riscatto dell'uomo lo dovrai fare dall'età di un mese e il loro riscatto, secondo la tua stima, è di 5 shekali in d'argento, in base al sacro shekel, che equivale a 20 dirham. Ah, Bechor Shor, Bechor Kesef, o Bechor, no, pardon, Uptuyav, pardon, Uptuyav, Men Chodesh Tifte, Berkecha Kesef, Hameshet Shkalim, Beshekel, Hakodesh, Estrem Gerau. Dunque abbiamo anche come di fatto si attua questo riscatto, queste 5 monete, 5 Shkalim d'argento. Non potrai, vai, però riscattare, questo per quanto riguarda il primogenito umano. Andiamo, dell'uomo, ok? Che come abbiamo detto all'età di un mese. E adesso però, a proposito del primogenito del bue, cosa impariamo? Vai. Allora, non potrai però riscattare il primogenito del bue, il primogenito dell'agneo, dell'agnello o il primogenito del capretto, perché essi sono sacri. Dovrai spruzzare il loro sangue sull'altare e brucerai il loro grasso come offerta col fuoco, per essere profumo gradito all'Eterno. Ach, Bechor Shor, o Bechor Kesef, o Bechor Ez, lo tifte, kodeshem, et damam tizrok al mizbeach, et chelbam taktir ishe l'ereach nechoach l'Adonai. La loro carne però spetterà a te, ti spetterà e ne potrai mangiare insieme alla tua famiglia, come puoi fare con il petto della tenufa e con la coscia destra del shelamin, vale a dire per 2 giorni e 1 notte. Ok, dunque abbiamo qui il riscatto del primogenito del bue, dell'agnello e del capretto, e, che sono sacri. Allora, spruzzare il sangue sull'altare, bruciare il loro grasso, e sempre come profumo gradito, però la carne spetta a te. Io ho assegnato a te e ai tuoi figli insieme alle tue figlie come statuto perenne tutte le terumot prelevate dalle sacre offerte che i figli di Israele eseguiranno per l'Eterno. Un secondo, Mendel, Mendel, ti sgoveta delle cellone aveva cascia. Allora, Vechol 19. Kodashim Hashem Riarim Ubni Israele Adonai Natati Lechol Banecha Vlibnotecha Itcha Lechok Olam Brit Melach Olam Din Bifnei Adonai Lechol Zarchaita, e costituisce per te la tua discendenza un patto perenne e benefico come lo è il sale. E qui l'usanza di mettere il sale sul tavolo non solo di Shabbat, si dice che a parte che una sgula per la Parnassà di mettere il sale su una tovaglia bianca, avere sempre il sale sul tavolo, perché come il sale è simbolo di qualcosa che non si guasta mai, non il seperin pa, e non c'è la data di scadenza sul sale, perché appunto, allora così anche questo queste sarà perenne appunto come il sale. E ultimo 20, concludo, Hashem tramite Moshe di Saron, non riceverai in possesso nella loro terra, non avrai quote dei bottini che spartiscono tra di loro, sono io, Hashem, la tua porzione e la tua eredità in mezzo ai beni Israele. Vayomer Adonai Aron, be'artzam lo tinchal v'chelek lo yelecha betocham, anichel kecha v'nachalatecha betoch b'nei Israele.
molto emozionante, molto bello questo rapporto di Hashem con i Kohanim, che appunto sono quelli da onorare in effetti. Dunque domani abbiamo le decime per i Leviim, dunque abbiamo parlato dei Kohanim oggi, di cosa aspetta i Kohanim, abbiamo parlato del riscatto dei primogeniti umani e animali, e domani leggeremo del Bezrat Hashem le decime che spettano invece ai Leviim. E Chazaku Baruch. Ok, allora siamo il 4 di Tammuz e oggi concludiamo l'11° Perek del Shan al Kud Ve'Emunah. E mami, ci vuoi che Hanna lascia qualche cosa? Scusatemi. Aspetta. Un secondo, ragazzi, un secondo. Hanna, forse la mamma ha bisogno che fai la spesa. Sei la carta e prima di venire. Allora, noi mamme, nonne, donne, studiamo ma in mezzo la spesa per Shabbat che non abbiamo fatto io. Vabbè, allora. Chissà perché. Vabbè. Allora, oggi il Balatania riprende e conclude Perek parlando delle lettere supreme divine della parola di Hashem, che sono ovviamente incommensurabilmente più alte del livello e dell'essenza appunto della saggezza, dell'intelletto degli esseri creati. Infatti, dall'espressione appunto di volontà e dalle lettere, in Bereshit 1.26, facciamo l'uomo a nostra immagine, nasse Adam Bezalmenu, fu creato l'uomo, come abbiamo visto, che possiede a sua volta saggezza e intelletto. E, oppure c'è, dice Balatania, l'uomo fu creato dal fiato divino soltanto, come è scritto in Bereshit capitolo 2 passo 7, Hashem soffiò nelle sue radici un alito di vita. Quindi la parola, abbiamo da un canto la parola di Hashem che pronuncia le parole, facciamo, no? Un uomo a nostra immagine, e lì l'uomo viene creato, e poi però abbiamo anche la fase del soffio, no? Del fiato divino. E dunque la parola e il fiato sono in realtà la sorgente della saggezza e dell'intelletto dell'anima dell'uomo e del primo uomo in particolare, che era Adamo, che comprende in sé tutte le anime dei tzadikim, e questo è riportato nei libri della Kabbalah, del Shara Mitzvot, del Shara Psukim, del Shara Gibbulim, nel Shemot Rabbah, eccetera. Dunque, in Adam abbiamo tutte le anime di tutti i tzadikim, che, come sappiamo, sono superiori agli angeli ministranti. Vi ricordate, ne avevamo parlato anche di questo a suo tempo. E questo perché? Per il fatto che le lettere della parola divina appartengono al fluire di potenze e forze vitali provenienti a loro volta dai suoi attributi sacri, che a loro volta sono uniti all'essenza e all'essere di Hashem in un'unità perfetta che trascende infinitamente il livello della saggezza degli esseri creati. Dunque, non sono chiamate lettere in relazione a esseri creati, ma sono in relazione ai supremi attributi divini di HaKadosh Baruch. Adesso, ci sono 22 generi di flussi, 22 lettere nell'alfabeto ebraico, no? In realtà che corrispondono a 22 generi di flussi di forze vitali e di potenze, ognuno differente dall'altro, ovviamente, tramite i quali furono creati tutti i mondi, sia superiori che inferiori, e tutte le creature che vivono in essi. E questo perché? Perché questa era volontà di Hashem. E di creare l'universo con esattamente 22 generi di differenti flussi, né più né meno,
queste sono le 22 lettere connaturate nella bocca e nella lingua, come appunto abbiamo imparato nel Sefer HaYetzirah, Sefer di Kabbalah, libro di Kabbalah. Il modo come vengono tracciate nello scritto indica la forza del flusso, come poi spiegherà anche più tardi. Allora, conclude, infatti, le lettere della parola e del pensiero nell'animo umano sono pure, e quanto alla loro essenza e il loro essere, emanazione appunto dell'intelletto e degli attributi emozionali dell'anima, e, come spiegato anche nel capitolo 20 del Tanya, avevamo visto a suo tempo. Allora, fatemi leggere di Schut, Daniel David Ben Saradina, di Ishto, Golda Masalto Batanat, di Schut Kol Neshot Ashiur, לרפואה שלמה ומושלמת של נחמה מיכלה בת דבורה, אמן כן יהי רצון. לג'אמו ומינותו ליום יום, חסיד אחד או תלמיד אחד, כאשר נותן ליבו דעתו ונפשו על התורה וחיזוקה, פועל ישועות בעיר גדולה, בכל ענייני העיר, והוא בדרך נמעלה מדרך הטבע בזכות אבות העולם. כסורה ליום יום, לגו אנקה ולוצ'מנטה, il Tanya, così abbiamo fatto anche sul testo e abbiamo concluso il Peret. Allora, oggi siamo venerdì, giusto? Un attimo, no, perché mi si è richiusa la pagina. Riapro. Ava, Behemet, Bechinato Tiota di Bursche il Mala, il Mala Mala mi madregot, Umahut, Chokma, Vesechera, Nibraim, Sheharet, Bemamar Veotiot, Naase Adam, Bezalmenu Vedo. Nivra Adam, Adam, Bal Chokma Vesechel. O affilu behevel ha'inyon levad, kedektiv, ve'ipach be'apav nishmatchem. Vimke. Hadibur ve'evel ha'inyon umakor ha'chokma ve'asechel shebenishmat Adam ha'rishon, ha'kollel et kol neshamot ha'tzadikim, shem gdolim mimalachei ha'shachet, ve'ha'inu, lefi she'otiyot diburo yitbarach, en bechinat amshachot, kochot ve'chayut mimidotav yitbarach, המיוחדות במהותו ועצמותו בתכלית האיכות שהוא למעלה מעלה להם קץ ממדרגת החוכמה שבנבראים ולא נקראו בשם אותיות לגבי הנבראים אלא לגבי מידותיו יתברך בכבודן ובעצמה והנה הן חבית מיני המשכות וחיות חיות וכוחות שונים זה מזה שבהן נבראו כל העולם עליונים ותחתונים וכל הברואים שבתוכם שככה לה ברצונו וחוכמתו יתברך, לברוא עולם וכבד מיני המשכות שונות דווקא, לא פחות ולא יותר. הן הן כבד אותיות הקבועות בפה ולשון כדתנן בספר יצירה, ותמונתן בכתב היא מורה על ציור ההמשכה כמו שכתוב לכמה. שגם אותיות הדיבור והמחשבה שבנפש האדם הן המשכות מהשכל והמידות שבנפש, שבנפש ממהותן ועצקותן כמו שכתוב במקום אחר. וירוני. Dunque, oggi ne abbiamo 4 di Tammuz e si va dal 3, 23 a 28 compreso. Adesso abbiamo il Kiddush di Shabbat, anche nella fila di Shabbat. Mismor le David, Adonai roilo echsa, not deshe yarbitzein, alme menuchot yenahalein, nafshi yeshovev yanchini b'mad v'tzedek naman shmo, gam ki elech v'tietzal mavet, lo irara, ki atay madit. שפתך ומשנתך האם אין החמון, תערוך לפני שולחן נגד צורריי, נשנת בשמן ראשי כוסי רוויה, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני לאורכם. Allora, oggi facciamo il primo insieme e concludiamo, sono giustificati, dopo Esalta Hashem in giornata, ognuno completa. זכות הרבי מנך המשיח יגן עליי ועל כל אוהבי ועל כל עם ישראל ועל כל אוהבי ותומכי ישראל. ימם הג'ונג'ת אסוטוטו כאלה כסטודיאנו נשיעור. תותה לבנדיציון. שיר המעלות לדוד. שמחתי ואומרים לי ואת אדוני נלך. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, ירושלים הבנויה, הקיר שחוברה לה יחדיו. ששם עלו שבטים שבטייה עדות לישראל להודות לשם אדוני כי שם יש כיסות למשפט כיסות לבית דוד. שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך, שלום בחילך, שלווה בארמונותייך, למען אחי ורעי, הדברה מהשלום בך, למען בית אדוני אלוהינו, בבקשה תוכל.
זכות. הרבנית הצדקנית תגן עליי ועל כל אוהביי ועל כל מי שבשם ישראל קונה ועל כל אוהבי ותומכי ישראל. שיר המעלות אליך נשאתי את עיניי היושבי בשמיים, הנה כן עבדים אל יד אדוניהם, כן ישפחה ליד גבותה, כן עינינו אל אדוני אלוהינו עד שיחוננו, חוננו אדוני חוננו כי רב סבנו בוז, רבה צבעה לנפשנו, הלגה שלנו, הבוז בגאיונו. Nessun compito importante per andare a vedere il video di ieri sera e di cosa mandarvi nel gruppo. Ragazze, un abbraccio fortissimo. Grazie. Fantastiche, uniche nel vostro genere siete. Un bellissimo Shabbat. Ma d'accordo, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Mevorach, ragazze. Shabbat Shalom Mevorach. Un abbraccio a Daniele, a sua moglie. Grazie, grazie mille. Grazie mille. Grazie. Grazie a te, grazie a tutti. Un abbraccio.